La 42esima edizione della Dakar in Arabia Saudita si è conclusa pochi istanti fa. Marco Carrara, Maurizio Dominella sul podio finale. Ragazzi, un risultato eccezionale, un risultato straordinario. Alla prima volta, per la prima volta per Marco Carrara, la 28esima per Maurizio. Insomma, un binomio perfetto, oserei dire. Abbiamo una bella media, dai. Bella media, facciamo 14 per 1,5 e siamo a posto. Va benissimo. Non ci siamo mai insabbiati, lui ha guidato veramente bene, tutto è andato per il meglio, ci vuole anche un po' di fortuna, ma di rendersi conto come si può andare. Marco, esperienza è stata questa tua prima Dakar, il rally più duro del mondo? È stata un'esperienza incredibile, siamo riusciti anche a divertirci, fortuna ho avuto in parte uno con l'esperienza di Maurizio che all'inizio mi ha dato una mano, un'enorme mano, sulle dune che per me era un'ossessione, mettere, avevo paura di non farcela, di insabbiarmi ogni momento, tant'è vero che il risultato è stato che non ci siamo mai insabbiati. Abbiamo fatto anche delle buone tappe, buoni tempi, ci siamo tolti qualche piccola soddisfazione e ci siamo divertiti. Peccato il primo giorno, ecco. Senti, adesso si tornerà in Italia, ma secondo me qualcosa comincerà a rifrullare nella testa. Che dici, ci riproviamo? Adesso, cioè, sai, presi al momento così, gli stimoli sono sempre molto alti. Abbiamo un po' le ossa rotte, sinceramente, dobbiamo riposare un attimino, però la gara dopo è fantastica, mentre la fai veramente dura. Io riprendo con le moto e tra 10 giorni vado al Touquet. Grazie ragazzi, ciao, congratulazioni, ciao a tutti. Ciao, festa, grande orgoglio italiano. Carrara, Dominella! Grazie a tutti. Andalo a Willy, dai.